Buona ragazzi, è finita, finisce la Viareggio Cup della Juventus, vince la Fiorentina 4-1. Io sono comunque orgoglioso di quello che ha fatto la Juve in questa Viareggio Cup. Chi darà la colpa dal canto, lo ribadisco, non capisce nulla di calcio, ovviamente non ha neanche visto le partite, perché qua la colpa della Juve principale, colpa per modo di dire, è di aver ricostruito la squadra con molti ragazzi giovani. E questo troppo giovani per la categoria, ma questo può essere uno svantaggio per un anno, però poi i frutti si vedranno in futuro. Devo essere sincero, oggi la Fiorentina ha giocato una grandissima partita. Il calcio è fatto anche di episodi, perché sul 2-1, subito dopo il 2-1, la Juve poteva addirittura. Sembrava più in palla mentalmente. L'errore clamoroso di Zanandrea che inciampa sul pallone lasciando il giocatore della Fiorentina davanti al portiere, ha regalato il 3-1 che. Lì la partita è praticamente finita. Gli ultimi minuti, sì, la Fiorentina ha sbagliato un rigore, cioè, ha fatto un altro gol, però onestamente la partita era abbondantemente chiusa da un bel po'. E dunque, Fiorentina che andrà a affrontare la vincente di Inter Parma, seguirò anche quello, farò il video anche su quello, però c'è da dire che onestamente ho visto una grande Fiorentina, bisogna fare i soliti complimenti, e ho visto una Juve oggettivamente acerba, troppo, troppo in certi giocatori, acerba e anche. Però bisogna dirlo, ci sono alcuni giocatori che non sono adatti della Juve, non sono adatti per la Juve. Faccio qualche nome giusto per. Io credo che Loria sia un buon portiere, ma non sia un portiere da Juve. Credo che Zanandrea, al di là dell'errore di oggi, non l'ho visto fare qualcosa di buono in tutto il torneo. Insomma, la difesa c'è Capellini che ne ha combinate anche oggi. Credo che la fase difensiva sia quella che sia venuta a mancare di più alla Juve in questo torneo, soprattutto in questa fase. Le belle partite che ha fatto la Juve le ha fatte con una buona fase difensiva con rappresentativa Serie D e con Rijeka. Oggi onestamente la Juve ne ha combinate anche dietro parecchie, poi la partenza veloce della Fiorentina non ci ha fatto capire praticamente nulla. Dunque la Fiorentina vince la semifinale, va in finale di Viareggio, avrà buone opportunità perché è un'ottima squadra e staremo a vedere mercoledì con chi intanto con chi giocherà, lo vedremo dopo. E mercoledì ovviamente farò il video per la finale del Viareggio. Io vi saluto, faccio ancora i complimenti alla Fiorentina, ma li faccio anche alla Juve per il torneo che non mi aspettavo facesse, visto l'andamento stagionale. Faccio i complimenti a tutti e vi ringrazio per aver seguito questo video e vi do appuntamento per il prossimo. Ciao!